È iniziato stamattina in Consiglio regionale l'iter che dovrebbe portare all'approvazione della riforma della sanità, che ha come punti qualificanti la reintroduzione delle 8 ASL territoriali, il superamento dell'ATS, la conferma delle 2 aziende ospedaliere universitarie di Cagliari e Sassari, della REUS, l'azienda per l'emergenza urgenza con sede a Nuoro, mentre l'ospedale Bruzzo di Cagliari è destinato a diventare ARNAS, l'azienda di rilievo nazionale e alta specializzazione. E qui sta uno dei nodi che potrebbero creare fibrillazione all'interno della maggioranza di centrodestra, perché la riforma prevede lo scorporo dal Bruzzo del microcitemico e dell'oncologico di Cagliari, che andrebbero sotto l'egida dell'ASL numero 8. Una soluzione voluta dall'UDC, ma che vede i riformatori contrari. Proprio su questo punto controverso, stamattina c'è stato un sit-in delle associazioni che si occupano di talassemici, che hanno chiesto che il microcitemico rimanga incardinato nel Bruzzo. I lavori in aula sono aperti con la relazione di maggioranza e opposizione. Quella del centrodestra è stata affidata a Domenico Gallus, presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale. Il compito di presentare il punto di vista dell'opposizione invece è andato a Gianfranco Ganau del PD. Secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo, i lavori proseguiranno anche nella mattinata di domani, venerdì 7 agosto, mentre alle 13 è previsto il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti. Domani pomeriggio si riunirà la Commissione Sanità per l'esame degli emendamenti, mentre i lavori in aula riprenderanno lunedì. Se non ci saranno intoppi, l'approvazione della riforma è prevista per giovedì 13 agosto.